L'ultimo scontro sulla manovra si consuma sull'emendamento da mezzo miliardo per i comuni che viene stralciato per mancanza di coperture tra le proteste delle opposizioni. I 5 Stelle restano in presidio in aula dopo che l'esecutivo ha posto la fiducia. Ci hanno approfittato proprio della tempistica per infilare delle porcherie inaccettabili, al di là del fatto del reddito di cittadinanza ovviamente, ma non c'è niente per la crescita, non c'è, c'è una manovra che aumenta le disuguaglianze, non dà risposta a imprese e famiglie e quindi si commenta da sé. Con degli errori madornali. Una catena di correzioni sul testo che prevede la stretta sul reddito di cittadinanza, l'introduzione del reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. La follia, lo dico al presidente avvocato del popolo Conte, è l'assistenzialismo a vita e che la dignità è il lavoro e non l'assistenza dello Stato. E la parola congrua in tutti questi anni è stato l'alibi per rifiutare il lavoro. E noi dobbiamo creare le condizioni per il lavoro, non per l'assistenza a vita dello Stato. Ma prima del voto monta la protesta degli ambientalisti sotto la sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa. Non li devono toccare, sono esseri, anime innocenti. Attimi di tensione tra i partecipanti alle forze dell'ordine dopo l'emendamento che di fatto apre la possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette in città. Dobbiamo mobilitarci, scendere in piazza tutti e dire io non ci sto a questa vergogna. Gli animali hanno i stessi diritti nostri, anche di più, perché loro sì esseri innocenti. Abbiamo grande fiducia che l'Unione Europea avvierà messa in mora la procedura di infrazione perché è una norma illegittima, viola la direttiva Habitat. Ma il governo difende la sua posizione. Quelle strumentalizzazioni nascono dalla incapacità di leggere puntualmente una norma che è molto chiara, peraltro auspicata da tutte le regioni in maniera trasversale, da tutti quelli che conoscono il settore, dal mondo agricolo, da tutti quelli che hanno avuto danni e purtroppo anche a volte incidenti mortali.